Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sul Locker Room Pokémon Marron Merda 2. Allora ragazzi, ci eravamo lasciati qua prima di appunto di entrare nel U-Tunnel. Allora, innanzitutto mettiamo subito Flash, che a regola ci dovrebbe avere Pikachu, sì, che si è insegnato nel precedente episodio. Boia, che luciona. Mettiamo la carrozzella, la sedia a rotelle e andiamo. Vai, pronti via Pokémon. Ale. Che cazzo è? Ah, oh! È il muto di Merl, che è quello che c'è Luca Giurato. Allora, proviamo Wimpbell. Vediamo un po'. Frustrato. Frustata. Ok, buono. Morto. Ale, primo colpo. Buono, perché così si può allenare un po' Wimpbell. Allora, tra l'altro, che è stato... che è... bello Sprout appena evoluto. Comunque, benvenuto in Fantastico Tunnel delle Meraviglie. Addio. Ok, jeans. Che è? Cos'è jeans? Un paio di jeans sia a caso. Chissà di che tipo sono i jeans, anzi, di che tipo è il jeans. Ecco, sicuramente non è terra, roccia, questa si vede. Mettiamo merda, man, e guardiamo un po' di sconfiggerlo. Il problema, ragazzi, comunque dell'U-Tunnel è che io non mi ricordo la strada da fare per poter uscire. Oh, speriamo di non perderci dentro. Ah, dormi, l'avevo visto. Svegliati, merda, man, dai. Cazzo, questo rileva tanto. Dai, svegliati un po'. Dai, non si può subito morire così. Siamo entrati nemmeno 2 minuti fa. Doppia sberla, maledetto. Dai. Basta, ma quante ne dà? 4. Dai, svegliati un po'. No, non si sveglia più, ragazzi. Leccata, meno male. Oh, finalmente. Sta a vedere che non rileva nulla. È inefficace. Buono, dritto per dritto, super efficace. Se non brutto colpo addirittura. Buono. Luigi, chi è Luigi? Ah, Luigi! Ok, che è Luigi di Super Mario. Lasciamo merda, man, non rischiamo. Buono, al primo colpo anche lui, dritto per dritto. Non so se usare il repellente o andare avanti. Magari sì, forse posso potenziare Wimpybell. Facciamo così. Per sicurezza si mette Merdaman al primo posto, che sicuramente può essere più utile contro gli allenatori di Wimpybell. Io amare Pokémon, Pokémon belli. Pikachu è il mio signore e padrone. E niente, dicevo, mettiamo Merdaman, che sicuramente ci può tornare più utile, soprattutto contro gli allenatori. Ancora Luigi. Usiamo Fango Bomba, sperando che possa essere super efficace come prima. Regola sì. Sì, cioè, leva tanto, però non lo ammazza. Ah, l'ha avvelenato. Può andarci bene. Attenzione, perché qui si rischia di morire. Usiamo azione. Vai. Ale, morto. Quasi quasi darei una pozioncina, o anzi, se ce l'ho una super pozione a merda, non si sa mai. Allora, zaino. Io ho sbagliato. Super pozione. Sì, dai. 50 PS. Bene così. Di vado dove devo andare? Io vado su. Io mi vado a senso, eh. Come vi ho detto prima. Aspetta, però i bambini sono diventati nostri Pokémon di quelli aerei, schiantatemi su per alberi, vabbè. Cioè, come ho detto prima, la strada non me la ricordo, quindi vado un po' a senso, barra a caso, così. Bustel, vai! Vai, Fang Bomba. Sono avanti, usa Fang Bomba e basta, via. E Bustel è morto. Se ce l'avesse un altro, quasi quasi lo metto, anzi, metto Wimpy per così
Salo un po', vediamo un po'. Stronzo. Aio! Aio! Na na na. Andiamo a quanto le fa leva fango bomba. Oh, non è molto efficace. Cazzo, che merda. E allora si usa dei mega pugno. Meno male. Vai, morto. E si dovrebbe anche salire di livello, fra l'altro. Meno male, perché se no poteva essere abbastanza noioso. Sia stronzo che merda, man, perché poi si è trasformato. Buono, vai, c'è andata di lusso. Ancora un altro allenatore. Mai sentite dei giocatori in costume? Si chiamano travestiti. Charmando a regola bisogna ammazzarlo un fago bomba, eh? Alla prima in regola. Vediamo un po'. Yes. Ciao? Non l'ho letto. Charileon. Ah, ma non mi ricordo se l'ho già incontrato o l'ho visto sì per caso. Boh, vabbè, comunque. Anche lui è di fuoco e è morto. Ma dove sarà incontrato? Non mi ricordo chi ce l'aveva. Boh, vabbè. Non mi è nuovo, ecco. Vai. Un po' di Zubat. So se scappa, boh, mega pugno. Se va bene, se no appunto si scappa. È andato. Vabbè. Vai, un altro. Cosa fa? Boh, me la rischio. Metto Wimpy. Non lo so. Di solito loro, con la tipologia di allenatore, che dovrebbe essere questo un avventuriero. Non me lo ricordo, c'è Pokémon di tipo roccia, terra. E lo sapevi che se spacca in due giochi e poi lo inserisco nel Game Boy, poi trovo un Selvatico a livello 400. Vediamo un po'. Avventuriero, non vuole perdere. Mario, eccoci. Uno solo, quindi anche parecchio alto. Asessuato. Va bene. Boh, mettiamo sonnifero. Va, buono, sì, perlomeno si evita di essere attaccati, si spera. E guardiamo un po' se è frustata, le pole va qualcosa. Bello. Madonna, schifo. Proviamo taglio. Boh, magari... Sempre peggio. Ormai rimango con Wimpybell, sperando che Mario non si sveglia e ci ammazzi. Ok, dorme, buono. Probabilmente, secondo me, dopo si sveglierà. Infatti si è svegliato. Ora ci ammazza, agilità. Bene, forse lo fa attaccare prima. Nel prossimo turno. Infatti, affilatore, che cazzo è? Serve a niente, cazzo, non dovevi farli. Ripresa, no, dai, che palle. Vabbè, rimane si rimane con Wimpybell, sperando che si possa ammazzare. Ripresa, no, via. Mettiamo merda, man, perché mi sa che qui la cosa va parecchio per le lunghe. Questo continua a usare ripresa, accidente a lui. Ci sarebbe anche Dildo, da allenare, però... Rimaniamo su merda, man. Sperando di trovare il prima possibile condivisione esperienza. Anche se questa è una cosa extra, Sperando di sbagliarmi, però mi ricordo che condividi esperienza, insomma, condivisione esperienza, te lo dà un assistente. E l'assistente vuole che tu abbia preso qualche Pokémon. Non so quanti. Quindi mi sa che... Come usa di qui ci si succede. Mi sa che io di Pokémon ne attuerò poi, da vedere. Che il mio intento non è per ora quello di completare Pokédex, ecco. Vai, andiamo di là. O comunque per ora la strada dovrebbe essere giusta, probabilmente. Allora, in Unione Sovietica sono i Pokémon a catturare te. Vai, un Mudoli Merle che ogni volta mi fa fatica, anzi trovo difficoltà a leggerlo. Allora, in regola, qui Wimpybell se la può sciallare alla grande, infatti, e fra l'altro dovrebbe arrivare al 23. Buono così.
Yes. Nashos, non sì, sono sicuro di averlo già visto, ma non mi ricordo che tipo di Pokémon è. Si prova frustata anche con lui. Ma cazzo, movimento sismico. Insomma, non fa piacere. Taglio, vai. Guardiamo. Porca merda. Non userà mia pozione, super pozione, eh? No, vai. Non è come capo palestra, via, meno male. Chi è? Vulvasaur. Allora, Vulvasaur è di erba. Quindi. No, si rimane così. Prova avanti a taglio. Anzi, prima si prova sonnifero. Poi si va da sì, di disattaglio. Sonnifero. Cazzo! È fallito. Meno male! Vai! Ale, meno male. Che lui mi voleva addormentare quel bugliulo. Usiamo taglio sperando che possa levargli almeno un terzo di energia, vita, chiamatela come volete. Taglio. Oh, un terzo preciso sembrerebbe, ragazzi, l'ho scazzata bene. Taglio. Buono, e a regola dovrebbe morire. Oh. Yes. C'è andata bene, vai. Bovenusau, no, non me la sento. Si torna con merda, me. Venus Aur. Ma cos'è? Mega pugno, dai, non fallì. Meno male. Forse l'ammazza anche. Ma che troiaio. Cazzo, non pensavo fosse così schifosa nei suoi confronti. Grassi seme. È odiosa, eh. So se usa fango bomba, perché ce n'ha poi e secondo me può essere più utile poi. Tra l'altro è 19, quindi. Cazzo. Sì, vabbè, oh. Allora fateti pari. Boh, che palle. Boh, proviamo con fango bomba. A questo punto fango bomba. Ce la giochiamo così. Ora dorme. Ruggito, come se non bastasse, fammi calare l'attacco. Dai. Sei svegliato, meno male, vai. Fango bomba, vediamo un po'. No, bimbi, questo non si ammazza, eh. Ma ormai si è avvelenato. Questo non si ammazza. No, leviamo di ulo subito Merdamen, che non so nemmeno se c'ho rivitalizzanti eventualmente se dovesse morire. No, che palle. Pokémon. Non so se giocamela con Dildo, che è molto debole nei confronti di Venusaur, probabilmente, di tipi di questa erba. Sonnifero, maremma, cane, che palle, de. Boia, de. Non male c'è il veleno. A meno che non si parassi insieme. Quel maledetto. Fossa, e dorme. Ruggito, va bene. Speriamo di ammazzarlo col veleno, eh. Piano, piano, ma vai giù, vai, Dildo. Bravo, vai giù. Meno male, volevo zapparsi insieme. Buono. Fossa, boom. Ale, bravo Dido. Boia, è una rottura di palle. Ale, è andata. Ho messo più tempo a ammazzare lui e tutti quegli altri. Ammazzare, sconfigge. Chi è? Un po' di Zubat. Wimpibe, no, si scappa. Non so se l'ammazza il volo, meglio scappare. Boia. Si deve andare di va, che culo. Utunnel. Cosa c'è? Ah! L'ho allungata per nulla. Vulvasaur. Carino, come Pokémon. Quasi quasi. Proviamo. Sonnifero. Lo voglio catturare. Sì, sì. Se poi diventa la bestione di prima, che è rognoso, potrebbe far comodo. Mi limito a prenderla al 15. Perché sinceramente non so.
quali siano gli altri livelli in cui possiamo trovare. Taglio ancora, non l'ammazza, buono, è rosso, dorme, quindi dovrebbe essere quasi fattibile prenderlo. Dov'è? Pokeball. Guardiamo un po'. 1, 2, 3. E andiamo alla prima. Bulbasaur, bene così. Vabbè, ora va nel PC, però ce l'abbiamo. Bulbasaur. Cazzo, via. Sai come si fa a non perdersi in montagna? Basta segnare il percorso con dei rametti. Non ci sono rametti in questo gioco, testa di cazzo. Scusate, ma ci voleva. Tre Pokémon, ratatatatata. Guardate quanto rompe con il ratatatata, eh? Sta a vedere. Io ti addormento subito, sperando. Cazzo! Iperzanna. Che mossa di merda. Vanto, ma mi dava noia nei suoi originali. Più che ratatatata quando ce l'aveva Raticate. Dai, dormi, dormi, dormi. Bimbi non dormi, eh. Potevo averlo già ammazzato, ma. Morto. Mi è garbato Famary Wimpy, beh, accidenti a me. Metto Dildo, vai. Merdamen lo si usa solamente in caso di necessità. Mettiamo Fossa, vai giù, caro Dildo. Magari si sale anche, si spera, magari al 30. Bello pari. Vabbè, attacco rapido. Fai tutte le tue mosse, tanto falliscono. Fossa, da-da. Buona! Un applausone a Dildo, ragazzi. Ogni volta che attacca l'ammazza l'avversario. Complimenti, Dildo. Wartortle. Qui ci voleva per maledetto di Wimpy. Porca miseria. E lascio Dildo anche se non è proprio appropriato. Appropriato. Non lo so come mai mangio le parole così. Ritirata. Lanciane. Ci fa un attacco d'acqua, ci distrugge. Forse. Che è il 21 Mindy, forse. Bolla, guardate quanto lava bolla, sta a vedere. No, pensavo peggio. Pensavo peggio. Fango sberla. Così, a caso. Oh, Madonna, è troiaio. Dai, fallisci, vai. Ehi, quando mai? Usiamo fossa. Vai giù. Era meglio usare sfuriate? Chi lo sa. Sicuramente la regola con Fossa dovrebbe ammazzarlo, eh. Oh, è morto anche Wartortle. Wartortle, Wartortle. 4,90, sì, a metà più o meno. Chi è? Baracobald. Baracobald. Cazzo. Ma perché? Ma perché? Ma poi cos'è di preciso? Boh, vabbè, Fossa. Andiamo giù. Oh, magico dildo ancora una volta. Al primo colpo. Clementina Picnic Girl, vai in culo. Oh, ho fatto il mio meglio. Va bene, poi hai perso. Ancora. Ah, io ho Mario. Si fa, si prende. Traccia tanfo di merda. No, va, non si prende. Sta a vedere, era super rarissimo. Aio, un altro. Sì. Ha detto davvero sì. Tre poco. È lo skit. Bello Kitty! Mega pugno! Incredibilmente non fallisce più. Ora che l'ho detto, probabilmente quando lo utilizzerò fallirà. Vale. 400 e non basta. Sai. Ditto carpe. E ditto? Cos'è? Sto a vedere, mega pugno. Invece no, mi ha smerdato alla grande. Bene così. Dai, regola 35. Perché non ho riutilizzato super pozione su Merdame, non lo so, però. Ivysaur. Cosa si fa? Lo mettiamo Dildo, non rischiamo. Non so se è
Ivysaur o Ivy, con le forme di fatti. Quindi no, non capisco se è di tipo normale come Ivy, o se è di tipo erba. Magnitudo probabilmente è, insomma, ben normale. Dammi polleva anche se sono sotto Magnitudo, non lo sapevo. Fossa buono, Magnitudo. Boh, 9, cazzo. Ai 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 ai. Meno male, vai giù un'altra volta, cavo. Vai, vai giù, cavo. Scava una fossa. Non c'ho scudo, no, Accidenti al tende. A parte meglio sì, perché ci penso usava Magnitudo, mi ammazzava. Non ci ho pensato, ragazzi, strano. Vabbè, morto. Arrivederci, Dildo. Grazie per quello che hai fatto sinora. Però ci rivediamo al centro Pokémon. Beh, si va di merda, man. No, ero un attimo nel dubbio perché ho detto, se mi fa un attaccone posso anche morire. Io farò azione, sperando che lo possa ammazzare. Vai. No! No, cazzo! Vabbè, Magnitudo 7 forse non ci ammazza. Forse. Meno male. Vai, azione. Meno male, meno male, meno male. Via. Bisogna ricaricarlo. Perché se muore merda, ma ragazzi, siamo veramente nella merda. Perché non ci sa altri Pokémon in grado di sconfiggere gli altri. Allora, di volata, dov'è? Ancora super pozione. Ah, c'è anche iper pozione. No, no, su ne ca due super pozioni. O una. Boh, merda. Una. Limitiamoci per ora a una, poi si guarderà. C'ho mia qualche cosa. Stavo un pensiero. Rivitalizzanti. Quelli mai, eh? Vado giù. No, su. Forse l'ho evitato. Lo scienziatino. Che cazzo è? Togepi! È l'ovarotto! Che grandine! No, fuga, ho voglia di perdere tempo. Buono. E forse sta anche azzeccando la strada. Accidente a te. Bimbi, non mi ha visto, vedrai, eh. Io nascio. A lei forse si è evitata. Quella dopo mi sa che bisogna prendere per forza perché c'è il sasso maledetto. Invece no! Puppa! Te sì. Però dovremmo forse, se non ricordo male, per quello, diciamo per la memoria, diciamo, piuttosto annebbiata che ho, essere arrivati alla fine. Baracco Bald. Quindi non so se rischia con Fango Sberla o no. Proviamo Mega Pugno. Eccoci qua, Mega Pugno che fallisce. Ai, ai, vai, facci leva anche, facci l'attacco, accidente a te, meno male. Bene, è stato inutile, almeno ai tuoi confronti. Ruggito di merda. Oddish. Boh, si va di Mega Pugno d'azione. Mega Pugno. Ma cane, questa mossa. Che su più le volte fallisce, deve va. Mega Pugno. Vai. Uno sì, uno no. Morto. La scimmia, madonna. Direi di usare Fango Sberla. Non lo so, la vedo abbastanza noiosa. Ce n'ho uno, è l'ultimo, ragazzi. Vado. Me non è fallito. Due palle. Olè, vai. Non l'ha ammazzato, però almeno è avvelenato. Ira, ai ai ai. Vabbè. Azione. Azione, ragazzi, ce la portiamo fino alla fine del gioco, mi sa. 9-12. Boh. La vedo. Ho visto, grazie. Siamo in sintonia, eh? Io e il vecchietto. E infatti siamo arrivati. Ricordavo bene. Ecco, ora vi siamo nella cacca. A meno che... Oh, gira. C'è qualcuno vi... No, te non rompi. Te non sei nulla di... Non sei un allenatore. Vediamo un po'. Ehi, ti mostri i miei Pokémon. Non me ne potrebbe fidare almeno di così. Cazzo, ma si muoveva! Dai, che palle! Sta a vedere che cazzo ti ho fatto. Io ho Detective Conan. Boh, vi si picchia, eh. Si dà due azzotti. Vai, uno, meno male, come vedi sempre, non è fallito. Buono, sì. Calcio in volo. Ah, è vero, c'è la qualcosa comunque Detective Conan, eh. Su queste dosi vi. Su calci. Cazzo. Quanto ne è rimasta di vita? Accidente al volo. È morto. Luigi,
so se è andato di mega pugno. Vai, meno male. Che palle. Sbadiglio. Ti vuoi nel culo, perché la regola mi addormenta dopo. A regola. Vero? Beh, sì. E si sale anche al 36. Bueno, bueno, bueno. Vaffanculo te tu Pokémon che me l'ha voluto far vedere. Me ne frega nulla, voglia. Oh, eccoci qua. Ai ai. Calcedonia. Che bello, che lavandonia, Calcedonia. Allora, di volata, curiamo i Pokémon. Ragazzi, sono in una sorta di bivio, tra virgolette, c'ho un dubbione. Siccome sono dello stesso tipo, io non so se leva Wimpybell e mette Bulbasaur o lasciare comunque Wimp. Cioè, magari tenere tutte e due, diciamo, nella squadra per ora. Però diciamo quello un po' più considerato. Non so se considera più Bulbasaur o Wimpybell. Boh. Chi sei te? Cambia con Sandclan. Se no chi è quell'altro? Come lo ricordo? Il limone. Ma fa cacare il limone, non mi cai. Ma poi non è nemmeno d'acqua. No, no. Sono nel dubbio, si vedrà. Si vedrà un po'. Allora, adesso c'è un altro Pokémon volontario di Calcedonia. Siamo scemi in tutto il mondo per la nostra torre, il luogo dove potete trovare qualsiasi tipo di calze. Anche di lana? Soprattutto di lana, ah, grazie. Allora, andiamo un po'. È strano, Mr. Fusion è qui, dov'è? Cazzi suoi, no? Dove cazzo è Mr. Fusion? Forse è lì. Ah, sì, dovrebbe essere lì. Dentro la torre. Ora ragazzi, non mi ricordo cosa bisogna fare di preciso. Dico la verità. Mi ricordo solamente che c'era tempi Marowak come Pokémon. E bisognava usare. Bam bam bam. Sai che bisognava usare col Marowak? Cioè, un tipo di strumento apposta per farlo apparire, ecco. E quindi. Poi boh. Ora non mi ricordo come si va avanti. Adesso, vuoi che valuti sopra i miei Pokémon? Sì, voglio vedere. Merda, man. Ti fa cacare. No. Bene, sì. Ciao. Allora. Allora andiamo a di va. Allora, nel frattempo. Allora, Antonio. Lucio, vieni subito qua. L'ho detto per te. Dobbiamo appropriarci del primo YouTuber sulla lista. Dario Moccia. Ho sentito che te era una tappa di cultura a Post It Town. Usa il fossile e induce a lavorare per noi, Cipini. Erano almeno 5 pignalenti che non mi sentivo così vivo. Allora, c'è sempre Wimpybell. Ma ritorna su Merdamin, vai. Che qui Pokémon sono casuali, se non sbaglio. Bimbetto o vecchietto? Vecchietto. Ah, perché vecchietto? Ho sbagliato, ce ne sarà solo. Vedi qua se arriva in Africa, ok. Danilo rischia tutto, vuole perdere. Turno di Ramma. Mamma mia, signore Dio. Fango bomba, subito. Ale. So che non è corretto, lo stile che uso io all'interno dei Pokémon, ovvero di fissarmi specialmente su un Pokémon. Il problema è che quell'altri non sono in grado, vedete? Mamma mia, Krilli. Azione va. Non è fatto, accidente, la miseria. Mi tocca usare Tango Bomba. Dicevo, e purtroppo mi tocca far così. Non ne vado fiero perché anche io preferirei magari allenare su più o meno sullo stesso livello tutti, però sembrerebbe che l'osa non sia per ora fattibile. Vai, ma che usato, che stordito, accidente. Uso trasformazione, voglio diventare lui. Dai, bordaci, così confuso a colpirsi da solo. Allora, ancora trasformazione, più confuso. Usa trasformazione. In Krillin. Addio, 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 addio. Cosa c'è? Fuoco fatto cos'è? Lava qualcosa? No. Ok.
Che palle. No, allora, l'ho ascoltato però. Bene, almeno Mario. Ragazzi, l'ho fatto solamente per non consumare fango bomba, vi do la verità. Destino noble. Ma che cazzo, l'ho usata prima, non serve una siega. Che testa di cazzo sono, lì. Mori? Oh. Ma dai. Ombra notturna, vai. Potevo usarlo prima, accidenti a me. Ai, ai, 3,24. Comunque, ragazzi, facciamo così, siccome eravi appena allenatori, quelli qui sarto, perché prima almeno c'era comunque un discorso di strada, eventualmente per chi vuole giocare, che poteva fare da guida, tra virgolette, appunto, a chi ha intenzione di giocare a questo gioco. Qui no, qui la strada è unica, quindi possono benissimo saltare tutti questi allenatori. Parentesi, come sempre, quando si trova Pokémon nuovi e Pokémon validi, Renzi. Che bello. Vai, oltretutto, veleno gas, meno male. Si dà un bel cazzottone a Renzi. Spatapembo, proprio nella ghigna di. Buono, anche morto. Vabbè, chiusa parentesi, ci si vede dopo. Rieccoci qua. C'è un'altra volta questa sorta di deviazione. E niente, ve la faccio leggere per correttezza. Ma il lupo Lucio, che era molto veloce, essendo stato centometrista alle Olimpiadi del 96, aveva già raggiunto la sua vittima. Boia, ti ha preso di aereo moccia. A regola. Ciao bimbi e benvenuti alla puntata della Ned Culture. Oggi raspone a domani, oggi è il fine domani proprio. Siamo andati a visitare una città del meraviglioso mondo di Pokémon. Non prendiamo tempo, iniziamo subito a. Boh, mi aspettavo una fia, invece è solo un vecchio con le orecchie al lupo che può pure purparmi la fav. Silenzio, il pegati al potere. Tu vuole kebab piccanto e senza cipolla. Che babbare, questo è l'effetto del fossile del Monte Lucio. Pegati alla volontà di Tony, il prossimo video del tuo canale sarà la puntata pilota della nuova stagione della televisione. Ok capo, basta su dire io fare. Ora vai e distrugge i nomi. Bah, c'è anche un altro nemico. Fa piacere. Allora, torniamo qua. Comunque l'allenatore li abbiamo sconfitti. Vediamo un po'. Vedi qua se arriva in Africa. È il passaporto per te? No. Boh, se è bello non ci fanno entrare. Che ci vuole lo strumento passaporto. Ma quanto è lungo lì? Se arriva più bimbi. Bello lui, te. Oh, che c'è gente orribile là fuori. C'è gente orribile anche qui dentro. Vi prego, basta allenatori. Ok. Ale, siamo arrivati in Africa, vero? Africa, Ale. Andiamo qui a curare Pokémon, che ce n'è un po' bisogno. Non urgente, ma fa sempre comodo. Allora, ragazzi, nel tragitto stavo un po' pensando a cosa bisogna fare. E a regola, se non sbaglio, in teoria ci dovrebbe essere il Team Rocket, se non sbaglio. Quindi, guardiamo un po'. Infatti, mi ricordavo bene. E ciccio per le poste. Lo sto guardando anche io, non vedi? Voglio parlare con il direttore di questo posto, cercando il suo indirizzo. Ok. Sì, infatti, sto andando qua. Fango bomba di volata. No, Dio buono. Non è molto efficace. Mega pugno. Andiamo un po' invece. Ale. Un po' di Zubat, accidenti. Ale, morto subito. Avete letto? Comunque, raga, lui c'è un interruttore. Sì, ok, si è aperte le scale. Ragazzi, prima di andare qui, io direi di concludere l'episodio. Perché forse, come dio sempre, può essere durato anche troppo. Io non lo so con precisione. Però, a regola, diciamo che può bastare così, ecco. Insomma, ragazzi, niente. Il prossimo episodio entreremo qua sotto e andremo a sconfiggere il Team Rocket. Vi siamo comunque rivoluzionari.
E niente, arriviamo alle conclusioni. Allora, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a questa serie qua, ovvero la serie sul gioco, sull'Hack Room Pokémon Mario Merda 2. Beh ragazzi, è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, ciao!